Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questo cappello che ha questo motivo sul fianco con queste due, diciamo, chiamiamole pence e poi sull'ala riportate in questo modo che sono andata a decorare con un bottone. L'ho realizzato in questo color prugna con una lana bouclé sfumata nel mezzo. Quindi la lana che vi occorre è questa, la Comfort New, io ho usato il colore prugna appunto e la bouclé che trovate anche sul sito scontata, ho usato questo colore. Ora ho utilizzato un gomitolo di lana bouclé e due gomitoli di lana Comfort New e il tutto sono andata a lavorare il cappello con l'uncinetto numero 7. Quindi questo è tutto quello che vi occorre. Le lane, se avete degli scampoli a casa, qualunque cosa, degli avanzi, o se invece volete acquistare esattamente quello che ho utilizzato io, le trovate sul sito www.merceriamari.it. Allora, come prima cosa andiamo a fare un anello magico all'interno del quale andiamo a lavorare 6 maglie basse. Voilà, chiudiamo il nostro cerchio in questo modo e adesso cominciamo la nostra lavorazione in tondo, quindi per ogni maglia sottostante andiamo a farne due, ok? In modo che al termine del giro invece di 6 maglie basse ci ritroveremo con 12 maglie. Quindi entriamo subito qui nel primo punto e andiamo a lavorare una maglia bassa, rientriamo nello stesso identico punto e ne lavoriamo una seconda. Stessa cosa per i successivi punti. Quindi di nuovo due maglie per ognuno di esso. Ed ecco che abbiamo terminato il giro, andiamo a inserire il marcapunto. Io lo inserisco nell'ultimo punto di ogni giro, qualcuno lo inserisce nel primo punto del giro che si inizia, io lo vado a inserire nell'ultimo punto del giro perché mi trovo meglio così. Non cambia nulla, l'importante è che mettiate un segnapunto per ricordarvi dove inizia o finisce il giro in ogni caso. Ok? Adesso, quindi come tutte le lavorazioni a cerchio, abbiamo messo 6 maglie, adesso le abbiamo raddoppiate, ci ritroviamo con 12. Il giro successivo andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo punto e due maglie basse nel secondo punto. E così via, quindi adesso di nuovo una maglia bassa nel punto successivo e due in quello dopo ancora. Due maglie basse nello stesso punto. È la classica lavorazione a cerchio, quindi proseguiamo così per tutto il giro. Il giro dopo ancora andremo a lavorare due maglie basse nei primi due punti, quindi una nel punto successivo e ne lavoro un'altra, che siamo a due, e nel terzo punto vado a lavorarne due insieme. In questo modo, poi di nuovo una maglia bassa singola, un'altra maglia bassa singola e nel punto successivo invece ne andiamo a lavorare due, quindi lavoriamo un aumento, due maglie basse nello stesso punto e così via, alterniamo di nuovo due maglie basse nei successivi due punti e poi un aumento. E procediamo così a lavorare in tondo, quindi ogni giro aumenterà, si sposterà di uno il punto dove faremo l'aumento, quindi il prossimo giro lavoreremo tre maglie basse nei primi tre punti e nel quarto punto faremo un aumento, poi lavoreremo quattro maglie basse nei primi 4 punti, nel quinto faremo un aumento e così via. Questo è il classico sistema per lavorare un cerchio. Quindi procediamo in questo modo fino ad aver ottenuto la nostra, diciamo, calotta di 17 centimetri circa di diametro. Ok, quindi dobbiamo avere un cerchio di 17 centimetri di diametro e poi ci rivediamo. Allora, una volta realizzata tutta la parte, diciamo, tonda fino ad avere appunto un diametro pari a 17 centimetri, continuiamo a lavorare a maglia bassa, però senza più fare aumenti. Quindi lavoriamo un tot di giri fino ad ottenere la nostra cloche a maglia bassa, ok? Quindi prevedo di lavorarne 7, 8, comunque adesso poi vi dirò di preciso quanti giri sono, comunque indicativamente questo, e lo andiamo a lavorare, quindi tutte le maglie così come si presentano, senza più fare aumenti.
In questo modo. Quindi continuiamo così ad allungare la nostra cloche, vi ripeto indicativamente 7-8 giri e poi quando ho finito vi faccio vedere, vi dico esattamente il calcolo di quanti giri ho realizzato. Allora, guardate, come vi dicevo prima, ho lavorato 6 giri di maglia bassa senza più aumenti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso mi interrompo e vado a prendere l'altro filo perché vado a fare 2 giri con l'altro filo, quindi mi inserisco e lavoro sempre le maglie basse e sempre senza aumenti, però appunto vado a fare questi 2 giri con quest'altro filato, dopodiché riprenderò a lavorare il filato di base. Ok, quindi facciamo 2 giri dove lavoriamo le maglie così come si presentano con questo altro filato boucle per dargli un tocco, un motivo, per fargli 2 righe di motivo. Quindi vedete, procediamo in questo modo, quindi lavoro tutto questo giro e il successivo con questo filato e poi tornerò a lavorare di nuovo altri 2 o 3 giri con l'altro filato di base, ok? Allora, guardate, ho realizzato quindi i 2 giri con la lana bouclé, come vi dicevo, di nuovo 2 giri di maglia bassa con la lana principale, lavorando sempre le maglie così come si presentano, quindi senza fare aumenti. E adesso andiamo di nuovo a lavorare 2 giri con la lana bouclé, quindi ho di nuovo cambiato e andiamo a girare, a fare, cioè a lavorare i 2 giri con la lana bouclé, lavorando di nuovo i punti così come si presentano, ok? Quindi sempre lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Non ve l'ho detto prima, comunque la misura del cappello che stiamo facendo è circa per una taglia 56, comunque una delle taglie più comuni nelle donne, quindi si può dire che sia una taglia, diciamo, una taglia unica, ecco. Poi ovviamente se li fate su misura potete regolarvi voi sulla dimensione appunto del cappello, e quello che determina la grandezza è la parte iniziale rotonda, quindi se dovete farlo più piccolo dovete fare un diametro, sapete quando vi ho detto fate il cerchio di un diametro pari a 17 centimetri, se volete fare un cappello più piccolo di una taglia 56 dovete fare il diametro del cerchio più piccolo, quindi magari solo 16, 15 e mezzo, 15 e così via. Se invece volete fare un cappello più grande dovete fare 18, 19, ecco, per fare una taglia più grande, ok? Quello che determina la grandezza del cappello è la circonferenza del cerchio iniziale. Quando poi smettete gli aumenti e lavorate le maglie così come si presentano, andate semplicemente a fare la parte davanti del cappello e ormai la dimensione è stata decisa, ecco, definita, non potete più cambiarla. Quindi vedete che sto lavorando le maglie così come si presentano, vado a completare tutto questo giro e a farne un altro, sempre lavorando le maglie così come si presentano. Fatti questi 2 giri sono andata a reinserire il segnapunto e adesso andiamo a fare gli aumenti per la tesa. Quindi andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3 nei primi 3 punti del giro, in questo modo. Nel quarto punto andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, vedete che ne ho lavorata una, rientro nello stesso punto e ne lavoro un'altra. In questo modo abbiamo l'aumento e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro, quindi di nuovo 3 maglie basse nei successivi 3 punti, 2 e 3, in questo modo. Nel quarto punto di nuovo andiamo a fare l'aumento, quindi una, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia, ok? E proseguiamo così per tutto questo giro, quindi una maglia bassa, 2 maglie basse e 3 maglie basse. Nel quarto punto 2 maglie basse nello stesso, in questo modo, in modo da allargarci un pochettino e fare gli aumenti della tesa. Proseguiamo così per tutto il giro. Proseguiamo a fare altri 2 giri per allargare sempre la nostra tesa, dove nel prossimo giro, quindi questo qui che sto per iniziare, andremo a lavorare 4 maglie basse nei primi 4 punti, quindi 1,
2, 3 e 4, e nel quinto punto andremo a fare un aumento, quindi lavoreremo due maglie nello stesso punto. In questo modo, e alterniamo questa sequenza per tutto il giro. Quindi di nuovo una maglia bassa, due maglie basse, 3 e 4 maglie basse, nel punto successivo di nuovo un aumento. Alterniamo questa sequenza per tutto questo giro. Nel prossimo andremo ancora a fare degli aumenti e lavoreremo 5 maglie basse e nel sesto punto un aumento, in modo da allargare ancora un pochettino la tesa del nostro cappello. Guardate, al termine del giro andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. In questo modo riprendiamo ancora una volta il colore principale e voglio ancora andare a fare un giro di punto gambero tutto attorno alla tesa, perché gli faccia da rinforzo. Dato che questa lana bucle è leggermente più fine, voglio che il punto gambero funga da rinforzo della tesa, che la tenga bella tirata e come deve essere. Quindi vado a fare questo giro di punto gambero. Il punto gambero sicuramente sapete tutti come si fa, se non lo sapete ci saranno sicuramente dei tutorial su YouTube che lo mostrano. Comunque non è nient'altro che una maglia bassa, ma fatta andando in senso opposto. Invece di andare di qui, come si andrebbe verso sinistra, si va verso destra, quindi tornando indietro, e si fa, poi sono semplicemente delle maglie basse, ok, solo prese in senso contrario, quindi veramente molto semplice. Procediamo in questo modo a fare l'ultimo giro di rifinitura punto gambero. Allora, guardate, ho finito di realizzare il giro a punto gambero e questo è il risultato, ok? Quindi se vi piace potete anche tranquillamente lasciarlo così. Adesso io vi faccio vedere però invece un sistema che vado ad utilizzare per fargli la decorazione. Vado a fargli una sorta di pence e gliela vado a fare qui in corrispondenza di dove c'era all'inizio del giro, che vedete c'è questo piccolo scalino. Dato che vado a fargli questa decorazione, vado a mascherare questa piccola, diciamo, imperfezione, che non è un'imperfezione ma è data proprio dal cambio colore e dallo sfasamento che si hanno nei vari giri. Per andare a fare la pence da un'altra parte, vado a farla qui, così nascondo anche questa cosa. Allora vado proprio a pizzicare in corrispondenza della riga con la lana bucle che abbiamo fatto, vado a prendere e a pizzicare in questo modo il cappello, in modo che qui mi si formino questi due, diciamo, queste due protuberanze, queste due sporgenze a goccia, ok? Che mi piacciono molto. E vado a pizzicare e a chiudere così tra le dita questa parte del cappello, e vedete che anche qui la tesa seguirà il corso e farà una piega, ok? Che a me piace veramente molto e lo trovo molto semplice e molto d'effetto come decorazione, senza doverci fare tante altre cose. Facendo una piccola pence si ottiene già un motivo molto bello. Allora, guardate bene, innanzitutto prendo la lana bucle, faccio il cappietto in questo modo, quindi rivado a pinzare, abbiamo detto in corrispondenza appunto della riga bucle, passo l'uncinetto attraverso tutta la pence. In questo modo vedete che sono passata attraverso tutte le maglie lavorate. Dopodiché prendo il filo, lo aggancio con l'uncinetto e lo tiro dall'altra estremità e vado a fare una maglia bassa. In questo modo, per andare a chiudere, per rafforzare, lo faccio ancora una volta, quindi passo di nuovo attraverso tutte queste maglie, estraggo il filo e faccio una seconda maglia bassa. E vedete che sono andata a chiudere la mia pence. Adesso posso staccare il filo, poi dopodiché dovremo andare a nascondere tutti i fili, però questo è il risultato. E se vi piace,
Io sicuramente lo andrò a fare proprio qui in corrispondenza di dove abbiamo fatto questa pants. Andrò qui e dove abbiamo fatto le maglie bassissime, quindi proprio qui andrò a mettere un bel bottone. Sceglierò un bottone abbinato e glielo cucirò sopra come decorazione ulteriore. Guardate, allora ho terminato il lavoro, questo è il risultato finale, come vi dicevo qui dove abbiamo unito per fare la pants con le maglie basse, sono andata appunto a mettere un bottone per impreziosirlo e questo è il risultato. È un motivo un po' particolare in modo che gli dà un tocco di classe, di decorazione, di diversità, non so come dirlo, potete portarlo così sfalsato con una ala più bassa e l'altra più in alto o altrimenti uguale, ecco, pareggiarlo, si può portare in diversi modi con questa sul lato, come preferite, ecco. Sono comunque molto soddisfatta del risultato, anche perché l'ala comunque resta bella tesa, resta in forma, vedete? La nostra cloche con la tesa. Sono soddisfatta del risultato, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzarlo sul gruppo di Facebook Mari e l'amica uncinettina aspetto di vedere le vostre foto.